vorrei scoprire insieme a voi che cosa ha da dire Dani Bra. Dani, dove sei? Eccomi. L'argomento del giorno. L'argomento del giorno è che vorrei andare contro tendenza, Paola. Quindi anche tu unico ed irripetibile. No, unico e irripetibile non penso, però ci proviamo. Mentre tutti parlano, ormai sono anni che parlano di Europa unita, io sono arrivato ad una conclusione credendo che l'Europa unita non esisterà mai. Come fai? Troppe diverse mentalità, troppe diverse culture, cioè come fai a mettere d'accordo un norvegese con un siciliano che in comune ci hanno soltanto la pesca del tonno? Cioè non, è impossibile. E comunque ho avuto la conferma quest'estate facendo uno spettacolo in un villaggio internazionale, un villaggio turistico internazionale, dove mi sono accorto di una differenza, il perché l'Europa unita non esisterà mai, da una piccola cosa, non so se ci è mai capitato, penso che a molti di noi sia capitato, il fatto di chiamare il proprio bambino per farlo uscire fuori dall'acqua. Quante volte abbiamo subito questa scena da bambini e quante volte la facciamo con i nostri figli e i nostri nipoti. E lì mi sono accorto che c'è troppa differenza. Mamma tedesca, la mamma tedesca per far uscire fuori il bambino dall'acqua, Achtung! Il bambino già sta fuori, asciutto, preciso, cose. Mamma francese, la mamma francese è sdraiata sul lettino a leggere il giornale, Marine Cléry, Jean-Pierre, sort dehors, sort significa sortire, dehors, dall'acqua. È normale che un bambino francese, quando sente sort dehors, sort dolori, pia esce da solo, è naturale questa cosa. Mamma italiana, la mamma italiana è l'unica mamma che per far uscire fuori il bambino dall'acqua, Paola, non dice una parola. La mamma italiana si alza dallo sdraio, posa la tiella di pollo chi peperoni sulla ghiacciaia, si impossessa del bagno asciuga, posizione a brocca, ti accorgi che la mamma italiana assume questa posizione, perché la mamma italiana, essendo un po' rotondetta, quando assume questa posizione si forma proprio un'eclisse solare e la mamma italiana inizia una serie di gesti che neanche all'interno del museo della Dea Calitto hai visto tanto. Primo gesto: esci fuori. Secondo gesto: non te lo dico più. Terzo gesto, questo è molto semplice, che poi io non ho mai capito una cosa, Paola, ma perché se le dita sono cinque, se conta fino a tre? La mia mente bacata, indovina che cosa è arrivata a pensare? Che questo modo di dire l'ha inventato un falegname. Questo più di tre dita non ci aveva, perciò è cosa... Guardo... Grazie. Quarto gesto. Allora, questo gesto spesso e volentieri in alcune regioni d'Italia, ma anche in alcune zone di Roma, veniva accompagnato da un modo di dire. Il modo di dire che mia madre accompagnava questo gesto era questo qua: come t'ho messo al mondo te ce rilevo. Ah! E rigoletto di sangue qua. Quinto ed ultimo gesto, Paola, che ci ho messo qualche secondo ad interpretarlo, è questo qua. Hai capito? Muoio di gatto padre. Io ho visto mamme italiane, vedove di 4 anni, fare questo gesto al proprio bambino. Il proprio bambino uscire dall'acqua e dire alla mamma: amà, ma papà è in cielo, quello è zio. E la mamma rispondere: e non è detto che non sia quello tuo padre. Bravo Dani, bravo. Certo, hai fatto una descrizione, è perfetta, Sì, ma intanto le mamme italiane, è vero, Si potrebbe ampliare. Chi anche non è andato al mare ha visto questi gesti almeno una volta. L'abbiamo subiti quando eravamo bambini e adesso con i nostri figli, i nostri nipoti, insomma. Ed è anche una bella verità, seppur divertente, quella che hai detto sull'Europa unita, effettivamente. Ma come fai a questo mettere d'accordo un cittadino del nord Europa
Europa. A Copenaghen che c'è la sirenetta con un calabrese, che come senta la sirenetta via scappa. Cioè, come vai a metterli d'accordo, capito? Non è incredibile. Senti, adesso ci rituffiamo nella musica, tutto, nella musica di Gianfranco Caliendo e Flora Contento. E io sai che ti dico dal profondo del cuore, e amiamoci. Amiamoci. Apriva le persiane tra i pigiami e le sottane, e la notte risposò. Spelacchiati per la strada gli alberelli, tristi persero i capelli che qualcuno calpestò. Con le braccia strette intorno a lei, dietro scioperi e cortei, forse lei si innamorò. L'emozione di fumare in gabinetto, ho nascosti sotto il letto, che mai più riproverò. E aspettavo il latte fresco di giornata, per rifar la cioccolata che mia madre mi insegnò. Che peccato che gli esami son finiti, ci saremmo divertiti con gli amici ancora un po'. Poco a poco se ne andava e gli anni addosso si incollavano. E rifaremo ancora il giro della scuola, parlando con un nodo nella gola. I tuoi capelli accarezzava, i panni addosso si asciugavano, e mangeremo insieme il cielo in mezzo al pane, e dormiremo stretti in riva al mare. Sederino a pesca che quell'anno mi stregò. Pomeriggio sulle labbra, sulle dita, quella voglia sconosciuta che il mio sesso risvegliò. Quante volte nel mio letto ragazzino c'era quella di italiano che i miei sogni accompagnò. Che peccato se tornassi un poco indietro, fare ciò che ho disprezzato tante volte non si può. Respiriamoci, e il tempo a poco se ne andava, gli anni addosso si incollavano, e rifaremo ancora della scuola, parlando con un nodo nella gola. Affondiamoci, e il vento i tuoi capelli accarezzava, i panni addosso si asciugavano, e mangeremo insieme in mezzo al pane, e dormiremo stretti in riva al mare.
Grazie.